en la sociedad, donde se impone cada vez más la cultura del descarte y se amplía la brecha generacional. Iniciativa que Loyola Press ha asumido con gran empeño. De forma paralela, también en nuestro pequeño istmo panameño, hemos iniciado estos espacios de diálogo en el contexto de la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, llamamiento lanzado a los jóvenes por usted, Santo Padre, al concluir la Jornada Mundial en Cracovia, con la finalidad que su preparación hacia la Jornada Mundial de Panamá lo hiciéramos de la mano de nuestros abuelos y ancianos. Santo Padre, aún resuena en el corazón de muchos jóvenes sus palabras, en la que los exhortaba a tener memoria, y para ello nos dijo: es necesario recibir la antorcha de nuestros abuelos y abuelas, y les cito: me prometen que para preparar Panamá van a hablar más con los abuelos, y si los abuelos ya se fueron al cielo, van a hablar con los ancianos y les van a preguntar, pregúntenle, ellos son la sabiduría del pueblo. De tal manera, la existencia de las relaciones intergeneracionales implica que en las comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada generación retoma las enseñanzas de sus antecesores, dejando así un legado a sus sucesores. Esto constituye marcos de referencias para cimentar sólidamente una sociedad en el mundo actual. El auge del individualismo que caracteriza nuestras sociedades modernas no parece haber cuestionado la intensidad de los lazos intergeneracionales ni la existencia de grupos familiares. La presencia de los vínculos intergeneracionales no es solo un vestigio de las sociedades anteriores o tradicionales, como se ha podido pensar, sino que sobre todo constituye uno de los impulsores actuales de la solidaridad, que fomenta escenarios de encuentro, colaboración y aprendizaje entre generaciones. La intergeneracionalidad es un medio en sí misma que además garantiza la cohesión social y el desarrollo a través del diálogo y la cooperación sin excluir a nadie. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 3:1, palabras que resonaron en la mañana de Pentecostés. Ahora las hacemos nuestras mientras avanzan los trabajos sinodales, mientras seguimos preparando con amor y alegría la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, en la que les esperamos con fe y con esperanza. Este es un versículo hermoso y sugerente, porque alude a las dos edades importantes del ser humano, la juventud y la ancianidad. Este texto nos ilumina para reconocer que la misión de la Iglesia es favorecer y acompañar los encuentros. La Iglesia es, por vocación divina, tienda del encuentro, en la que conversan Dios y el hombre, la Iglesia y el mundo. Jóvenes que ven visiones, entendido como una juventud capaz de vislumbrar el futuro, un porvenir en el horizonte, algo que solo puede completarse con la aportación sapiencial de los ancianos. Ya usted, Santo Padre, recogía esta idea en su discurso el pasado marzo en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Reunión Presinodal. Es propio de la juventud todo lo dinámico, todo lo que se proyecta,
pero es preciso clarificar qué es visión. Visión es una expresión gozosa de la sensación de frescura, de novedad, de algo que está destinado a llenar la vida. Necesitamos jóvenes visionarios que vean con los ojos del corazón, que vean lo que puede llegar a ser la humanidad si ésta se atreve a vivir desde lo profundo y no desde la superficie. El mundo necesita la manifestación masiva de jóvenes apasionados que no se dejen adormilar por los cantos de sirenas del sistema establecido. Es por ello que urge proponer a nuestros jóvenes y vivir con ellos verdaderas experiencias de humanidad y de dignidad, perder el miedo a ser humanos y a dejar que Dios sea Dios. El hermano Roger de Tessé decía, si a un joven le pides un poco, quizás no te dé nada, pero si le pides mucho, te lo dará todo. Quizás somos nosotros los adultos los que no creemos en la capacidad visionaria de nuestros jóvenes, en su potencial para atravesar los acontecimientos, para ver lo que de verdad hay tras ellos. Esta falta de fe la pagamos caro cuando no nos atrevemos a encontrarnos y hacer caminos recios con ellos desde la hondura humana y divina. Qué bello sería que nuestra juventud pudiera ver visiones de Dios, de gloria, de esperanza. Sería bueno que a quienes ahora nos coronan las canas, signo del paso inexorable del tiempo, se nos concediera la dicha de ayudarles a ver con claridad la voluntad de Dios, el amor divino, la misma vida en esas visiones de esperanza que contrastan con el horrible espectáculo de un mundo dividido, de un panorama enraizecido, de una sociedad que yace en el espectáculo doloroso de sus frustraciones. Ayúdenos, Santo Padre, a que la gracia del Espíritu nos permita ser portadores de la lámpara de fe, que ayude a quienes comienzan el camino de la vida, a quienes merecen que nuestro testimonio pueda ser parte de esa visión de vida y de esperanza que todos necesitamos. Vemos con esperanza el sínodo de los obispos que se desarrolla en estos momentos centrados en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El dinamismo y la participación de los jóvenes se ha hecho sentir. También ha sido la escucha atenta de los padres sinodales. Se vislumbran nuevos tiempos protagonizados por los jóvenes, con el acompañamiento de la Iglesia y de sus mayores. Ancianos soñadores, vuestra santidad y muchos de los que aquí estamos ya hemos recorrido un camino. Anhelamos que los jóvenes reconozcan con amor y agradecimiento que los ancianos son la memoria de la humanidad. Antes, las culturas valoraban con gozosa alegría la memoria histórica de los ancianos, pero hoy se diluye en las nuevas tecnologías que, por una parte, tanto nos sirven y que, por otra, muchas veces nos esclavizan. La memoria del anciano no es solo cuantitativa, sino sobre todo cualitativa. No son una enciclopedia de datos, sino un tesoro de experiencias, y en ellos no faltan cicatrices de heridas que enseñaron a vivir y huellas de caricias sinceras y limpias que enseñaron a amar. El anciano, que además ha vivido ese recorrido vital y le ha permitido morir al ego, ha hecho transparencia del ser esencial. Ese anciano vuelve a ser un niño. Nada teme, todo lo acoge, de todo se sorprende. La mirada de un anciano tiene algo que enamora. Quizás porque es la mirada de quien ya está soltando las amarras finales y está más próximo a lo eterno y definitivo. La ancianidad nos regala algo que nos devuelve al niño que fuimos, a la vez que permite emerger una nueva sabiduría. Por ello, los ancianos han de poder soñar
y no han de poder explicar, nos han de poder explicar su sueño. Jóvenes que sueñan, ancianos que ven visiones. Que los jóvenes aprendan a interpretar las visiones del Espíritu. Por eso, un camino pastoral sin ancianos carece de algo importantísimo. Y nuestros ancianos sin jóvenes cerca se sienten exiliados de las corrientes de la vida. Corresponde a la Iglesia propiciar el encuentro gratuito que favorezca la conversación, porque conversar es acoger, es un modo de hospitalidad humana, es detenernos a vivir un rito de contemplación. Nuestra sociedad necesita ancianos soñadores que nos encandilen con su saber, con su perspicacia, con su nada que perder, que les hace prácticos y locos a la vez. Creo que es la vivencia de aquello que denominamos místico, donde todo esto puede favorecer. Santo Padre, qué fortuna saber que vuestra santidad quiere combinar en su corazón la visión de los jóvenes a través del lente inefable de los sueños de los ancianos. En ese equilibrio de sueño y visión, ayúdenos a ver soñando. Y antes que nos diga, ore por mí, reciba la certeza de nuestras oraciones para que al decir de nuestro Padre San Agustín, siga siendo obispo para nosotros y cristiano con nosotros. Y recordemos, ser joven no es cuestión de años, es cuestión de ser soñador. Por eso hay jóvenes viejos y ancianos jóvenes, porque nunca han perdido la capacidad de soñar. Gracias, Santo Padre, por este encuentro. Grazie, grazie Eccellenza. Adesso do la parola a Padre Antonio Spadaro. Padre Spadaro è l'editore della rivista gesuita La Civiltà Cattolica, nonché interlocutore privilegiato col Papa Francesco nella realizzazione di questo libro. Padre Spadaro. Grazie. Beh, non so se l'anzianità o la giovinezza è una questione di anni, ma non dirò chi è giovane o chi è anziano in questo luogo. Sapete riconoscerlo perfettamente. Sono molto felice di questo momento. Grazie Santo Padre per essere qui. Ricordo quando mi disse quanto le fosse entrata nel cuore la meditazione di Gioele. Lo ha detto molte volte pubblicamente. Lei ha capito che se gli anziani non sognano, i giovani non possono vedere il futuro. E questo è un po' strano, perché normalmente noi siamo abituati a immaginare i giovani come sognatori, no? E invece no, lei ci dice che sono i vecchi che devono sognare. Cioè sulla base della loro esperienza loro sognano. Allora non è l'utopia, non è la vaga utopia che qui ci interessa. Questi giovani sono in grado, i giovani sinodali, quindi membri del sinodo, come lei ben sa e ha potuto sentire, hanno partecipato al nostro lavoro sinodale con la loro visione, ma loro sono stati in grado di vedere il futuro e di comunicarcelo perché hanno ascoltato i sogni dei vecchi. E alcuni padri sinodali sono anche vecchi, quindi non siamo tutti giovani. Beati quelli che sognano, diceva Elder Camara, Dom Elder Camara, porteranno speranza a molti cuori. Ed eccoci qua, quindi, giovani e vecchi. Da questa sua intuizione è nato il volume sulla saggezza del tempo, che noi vogliamo condividere. Questo è un racconto corale, lo sfoglierete, lo vedrete, sono esperienze, circa 90 esperienze di anziani, ma ne abbiamo raccolte tante, 250 mi sembra più o meno. Questo grazie alla Loyola Press che ha avuto l'intuizione dell'idea, grazie a Marsilio Editori che l'hanno portato in Italia, ma grazie anche a tanti altri editori, sono già 9 mi pare gli editori che hanno pubblicato in varie lingue nel mondo e altri ce ne saranno. Quindi è un po' la condivisione di un'esperienza degli anziani che parlano
ai giovani. E mi ricordo dell'appuntamento che mi diede a Santa Marta un pomeriggio di fine luglio 2017. Lei è un po' pericoloso durante l'estate perché ha meno da fare e quindi si inventa delle cose un po' nuove. E allora si... E allora avevo con me il mio zaino con 250 storie addosso. Ne abbiamo scelte insieme alcune, una trentina, ed è stato bello perché io mi ricordo che appena mi sono seduto, faceva caldo fuori, lei mi ha chiesto se volevo dell'acqua o se preferivo un succo di frutta. E io ho scelto dell'acqua e lei mi ha detto vai a prendertelo nel frigorifero. Sono andato a prenderlo nel frigorifero e ho visto con la coda dell'occhio che proprio dietro di lei c'era una candela votiva di San Giovanni XXIII. E devo dire che ho avvertito la presenza di questo santo vecchio come una presenza di protezione del nostro dialogo. Le storie sono state quindi raccolte da tutto il mondo e due associazioni ci hanno aiutati, perché è difficile... Sai, i giovani si trovano a scuola, è facile trovarli, ma gli anziani? Allora abbiamo chiesto l'aiuto di due associazioni, innanzitutto Unbound, che si occupa di oltre 300.000 anziani e bambini in 18 paesi, di trovare questi anziani e di intervistarli. Sono giovani che hanno intervistato gli anziani, quindi c'è questo dialogo, è tutto filmato, registrato, sarà poi da condividere. E dovete sapere, cari amici, che mentre il Papa, io gli leggevo queste storie e lui le ascoltava, ma mentre le ascoltava guardava le fotografie che trovate nel volume e ha stabilito con loro, con queste persone, un vero e proprio dialogo. In modo particolare, mi permetto di dirlo, lei ha avuto un ricordo particolare dei suoi nonni, in particolare di nonna Rosa, e mi ha detto, lo troverete nel libro, è stata spogliata tante volte negli affetti, ma aveva sempre lo sguardo in alto. Questo era nonna Rosa. Lei mi ha anche detto che sua nonna diceva poche cose, ma di una saggezza semplice. Mi ha detto consigliava poco, ma si vedeva che rifletteva tanto e pregava tanto. Lo leggerete nel libro, questo sguardo in alto che Francesco cerca negli anziani è quello che ciascuno di noi deve cercare. Il Papa mi ha anche consegnato una riflessione che nel volume è la prefazione, che è una specie di summa teologica del suo pensiero, del rapporto tra i giovani e anziani, ed è molto importante leggerla. Lei, Santo Padre, ha aggiunto qualcosa di molto intimo, della quale la ringrazio moltissimo, il fatto di considerarsi e di sentirsi nonno. Lolo Chico, si ricorda nelle Filippine, come la chiamavamo? Qui c'è il Cardinal Tagle che sa molto bene quello che è successo nelle Filippine. E mi ha anche detto che per lei non è stata una cosa ovvia e scontata, ma un passaggio che ha richiesto una consapevolezza umana e spirituale. Grazie per aver condiviso questo, perché è l'esperienza non solo sua, ma penso di molte persone, anche qui in questa sala. E se ricorda, alla fine le ho chiesto se era contento del lavoro fatto, delle ore trascorse insieme a parlare delle esperienze di così tante persone. E lei mi ha risposto che le sembrava di aver detto cose molto semplici, molto ordinarie. E io le ho risposto che è vero, ma che sono proprio le cose semplici, quelle che toccano l'anima, non i grandi discorsi. E lei ha aggiunto col suo sguardo, mi sento in pace, mi sento in pace. Grazie. Grazie Padre Santo a nome di tutti i presenti, che sono solo una piccola rappresentanza, ci sono molti giornalisti che poi daranno eco di queste parole fuori. Grazie a nome anche di tutti gli anziani che hanno raccontato le loro storie e di tutti i giovani che le leggeranno. Grazie, grazie di cuore. Lolo Chico.
Grazie a Padre Spadaro. Adesso proseguiamo con delle domande. Abbiamo qua tre giovani e tre anziani in prima fila che faranno successivamente delle domande per il Santo Padre e ascoltiamo poi le sue risposte. Ecco, Santo Padre, la prima domanda viene dall'Italia e viene da Federica Ancona. E Federica è un volontariato. È un volontariato con la Cittadella Cielo di Frosinone, dove lavora in una comunità Nuovi Orizzonti, che lavora con i giovani in disagio e con delle dipendenze. Federica. Papa Francesco, oggi noi giovani siamo sempre esposti a modelli di vita che esprimono una visione usa e getta, quella che lei chiama la cultura dello scarto. Mi sembra che la società oggi ci spinga a vivere una forma di individualismo che poi finisce sempre nella competizione. Non mi chiedono di dare il meglio di me, ma di essere sempre migliore degli altri. Ma ho l'impressione che chi cade in questo meccanismo alla fine finisca sempre per sentirsi un fallito. Qual è invece la strada per la felicità? Come faccio a vivere una vita felice? Come possiamo noi giovani guardarci dentro e capire che cosa è davvero importante? Come possiamo noi giovani creare rapporti veri e autentici quando tutto attorno a noi sembra finto e di plastica? Grazie, Santo Padre. Finto e di plastica, è la cultura del trucco, no? Quello che conta sono le apparenze, quello che conta è il successo personale, anche a prezzo di calpestare la testa altrui, no? Andare avanti con questa competizione che tu dici qui, no? Io ho le domande scritte, per non perdere. La tua domanda è come essere felice in questo mercato della competizione, no? In questo mercato delle apparenze. Tu non hai detto la parola, ma mi permetto di dirla io. In questo mercato dell'ipocrisia, no? E lo dico non in senso morale, ma in senso psicologico, umano, no? Apparire, cosa che non c'è dentro. Tu si appare di un modo, ma c'è dentro c'è il vuoto, per esempio, o c'è l'affanno per arrivare, no? Mi viene dirti su questo un gesto, no? Un gesto per spiegare quello che vuoi dirti con la mia risposta. Il gesto è questo: la mano tessa è aperta, la mano della competizione è chiusa e prende, sempre prendere, raccogliere. Tante volte a prezzi costoso, a prezzi di annientare gli altri, per esempio, no? A prezzi del disprezzo altrui, ma sempre, no? Questa è la competenza. Il gesto della anticompetenza è questo, aprirsi. E aprirsi in cammino. La competenza generalmente è ferma, fa i calcoli, tante volte inconscientemente, ma è ferma, non si mette in gioco, fa dei calcoli, ma non si mette in gioco. Invece la maturazione nella personalità va sempre in cammino, si mette in gioco. Per dirlo con un'espressione comune, si sporca le mani. Perché? Perché ha le mani tesse, ha la mano tessa per salutare, per abbracciare, per ricevere. E questo mi fa pensare
in quello che dicono i santi, no? Anche Gesù, c'è più amore nel dare che nel ricevere, no? Contro questa cultura che annienta i sentimenti, il servizio. Servire. E tu vedrai che la gente più matura, i giovani più maturi, maturo nel sentito di sviluppati, sicuri di se stessa, sorridente, con senso dell'umorismo, sono coloro che vanno avanti in cammino col servizio. È l'altra parola, che rischiano. Se tu nella vita non rischi, mai, mai sarai matura, mai dirai una profezia, soltanto l'illusione del raccogliere per essere sicuro, no? E anche una cultura dello scarto, ma anche coloro che non si sentono scartati, è la cultura dell'assicurazione. Avere tutte le assicurazioni possibili per essere a posto. E mi viene in mente quello di Gesù, quella parabola dell'uomo ricco che aveva avuto una raccolta così grande che non sapeva dove mettere il grano. E lui dice: non farò più grandi i magazzini e così sarò sicuro, l'assicurazione per tutta la vita. E Gesù dice che questa parabola finisce stolto: questa sera morirà. La cultura della competizione mai guarda la fine, guarda il fine che si è proposto nel suo cuore, arrivare arrampicando, come si sia, ma sempre questo, calpestando teste. Vabbè. Invece la cultura del convivere, della fraternità, è una cultura di servizio, una cultura che si apre e si sporca le mani. Questo gesto, non so, non voglio ripetermi, ma credo che questo sia l'essenziale alla tua risposta. Tu vuoi salvarti di questa cultura che ti fa sentirti una fallita, una cultura della competizione, una cultura dello scarto, vivi una vita felice? Apri il gesto, la mano tesa sempre così, il sorriso, il cammino, mai seduta, in cammino sempre, sporcati le mani e sarai felice. Non so, mi viene a dirti questo. Grazie. La prossima domanda, Santo Padre, viene da Malta. È una coppia, Tony e Grace Naudi, che sono qua, sono nonni e sono sposati da 43 anni. Santo Padre, mi chiamo Tony, mia moglie Grace ed io abbiamo cresciuto una famiglia di 4 figli. Un figlio e 3 figlie. E abbiamo 5 nipoti e un altro in arrivo. Come molte famiglie, abbiamo dato ai nostri figli un'educazione cattolica. E abbiamo fatto di tutto per aiutarli a vivere la parola di Dio nella loro vita quotidiana. Eppure, nonostante i nostri sforzi come genitori di trasmettere la fede, i figli qualche volta sono molto critici, ci contestano, sembrano respingere la loro educazione cattolica. Che cosa dobbiamo dire a loro? Per noi la fede è importante. Ed è doloroso per noi vedere i nostri figli e i nostri nipoti lontani dalla fede o molto presi dalle cose più mondane e superficiali. Ci dà una parola di incoraggiamento e di aiuto.
Che cosa possiamo fare come genitori e come nonni per condividere la fede con i nostri figli e i nostri nipoti? C'è una cosa che ho detto una volta, perché mi è venuta spontanea, sulla trasmissione della fede. La fede va trasmessa in dialetto, sempre. Dialetto familiare, dialetto... Pensate alla mamma di quei 7 ragazzi che leggiamo nel libro dei Maccabei. Per 2 volte il relato biblico dice che la mamma li incoraggiava in dialetto, nella lingua materna, perché la fede era stata trasmessa, sì. La fede si trasmette a casa, sempre. E sono precisamente i nonni, nei momenti più difficili della storia, coloro che hanno trasmesso la fede. Pensiamo nelle persecuzioni religiose del secolo scorso, nelle dittature e genocidi che tutti abbiamo conosciuto, erano i nonni che di nascosto insegnavano i nipotini a pregare la fede e anche di nascosto li portavano a battezzare. Perché noi genitori? Perché i genitori erano coinvolti nella filosofia del partito, di ambedue partiti, no? E se si sapesse lì che facevano battezzare i figli, avessero perso il lavoro, per esempio, o diventato vittime di persecuzioni, no? Raccontava una maestra, una docente di uno di questi paesi che lunedì, dopo Pasqua, dovevano domandare ai bambini cosa avete mangiato ieri a casa, semplicemente, e coloro che dicevano uova, uova, passare l'informazione per punire i genitori, così loro non potevano fare la trasmissione della fede, erano i nonni e hanno avuto in questi momenti di persecuzione una grande responsabilità in questo, presa da loro stessi, no? Ma lo portavano avanti, no? E tutti di nascosto con i modi più elementali, no? Riprendo, la fede va trasmessa sempre in dialetto. È il dialetto di casa, il dialetto di anche poi dell'amicizia, della vicinanza, ma sempre in dialetto, no? Lei non può trasmettere la fede con il catechismo. Ah, legge il catechismo e avrai la fede, no. Perché la fede non sono soltanto i contenuti, sul modo di vivere, di valutare, di gioire, di rattristarsi, di piangere, no? È tutta una vita che va lì, no? E la sua domanda è un po', mi permetto, sembra un po' colposa, ma abbiamo fallito noi nella trasmissione della fede? No, non si può fare questa domanda. La vita è così, incomincia così, voi avete trasmesso la fede, ma poi si vive e il mondo fa delle proposte che entusiasmano ai figli ad andare avanti e tanti si allontanano dalla fede e fanno un'opzione, non cattiva sempre, ma tante volte inconsciente, fra i valori, sentono delle ideologie più moderne e si allontanano, no? Ho voluto fermarmi in questa descrizione della trasmissione della fede per dire il mio parere, no? Il primo è non spaventarsi.
non perdere la pace. E la pace sempre parlando col Signore, no? Noi abbiamo trasmesso la fede e adesso tranquilli. Mai cercare di convincere, perché la fede non cresce, la Chiesa non cresce, la fede non cresce per proselitismo, cresce per attrazione. Questa è una frase di Benedetto XVI, cioè per testimonianza. Ascoltarli, riceverli bene, ai nipotini, ai figli, accompagnarli in silenzio. Mi viene in mente un aneddoto di un sindacalista, che un dirigente sindacale che io ho conosciuto, che a 21 anni, era caduto nella dipendenza dell'alcol. E viveva solo con la mamma, perché la mamma l'ha avuto da ragazza. E lui si ubriacava e al mattino vedeva come la mamma usciva per lavorare. Lavorava lavando le tovaglie, le cose, le camicie, come si lavava in quel tempo col legno, no? Lavorava tutta la giornata e il figlio lì, e lui vedeva la mamma, ma faceva finta di essere addormentato, non aveva lavoro in tempo che c'era tanto lavoro, e guardava come la mamma si fermava, lo guardava con tenerezza e se ne andava a lavorare. Questo lo ha distrutto. Quel silenzio, quella tenerezza della mamma ha distrutto tutte le resistenze, e lui un giorno disse: no, non può essere così, è andato avanti, e ha fatto una buona famiglia, una buona carriera. Silenzio, tenerezza, silenzio che accompagna, non il silenzio dell'accusa, no, quello che accompagna. È una delle virtù dei nonni, no? Abbiamo visto tante cose nella vita che tante volte soltanto il silenzio buono, quello caldo, può aiutare. Poi, se uno può domandarsi quali sono le cause di questo allontanamento, ma sempre c'è una sola causa, che apre le porte alle ideologie, le testimonianze brutte. Non sempre in famiglia, no, la maggioranza delle testimonianze brutte di gente di chiesa, no? Preti neurotici, o gente che dice di essere cattolica e porta la doppia vita, incoerenze per cercare valori dentro delle comunità cristiane che non sono valori cristiani, sempre sono brutte testimonianze, quello che allontanano dalla vita, no? E poi questa gente che soffre questo accusa, no? Accusa: io ho perso la fede perché ho visto questo, e ha ragione. È soltanto una controtestimonianza, quella della bontà, della mitezza, della pazienza, la controtestimonianza che ha dato Gesù nella sua passione. Quando lui soffriva, era capace di toccare il cuore. Ai genitori e ai nonni che hanno questa esperienza, io consiglio molto amore, molta tenerezza, comprensione, testimonianze e pazienza.
È preghiera. È preghiera. Pensate a Santa Monica, ha vinto con le lacrime, no? Era brava. Ma mai discutere, mai. Perché questo è un tranello, I figli vogliono far venire ai genitori alla discussione, no? Dire questo genitore, ma non so rispondere questo, cerca un'altra parte. Ma cerca sempre evitare la discussione diretta, perché questo allontana. È sempre la testimonianza in dialetto, cioè con quelle carezze che loro capiscono. Questo. Grazie, Santo Padre. La terza domanda viene dagli Stati Uniti, da Rosemary Lane. Rosemary lavora per Loyola Press e quindi è stato grazie a lei, in parte, questo libro che lei ha raccolto delle storie degli anziani per realizzare il libro. Rosemary? Holy Father, I had the privilege of spending a year gathering wisdom from elders around the world for the book Sharing the Wisdom of Time. I asked every elder how they dealt with uncertainty and with their doubts about the future. One wise woman, Connie Caruso, told me to never stop and watch life go by, but to keep moving, knowing that someone is taking care of me. Such trust is harder to come by today. I took great comfort in her words of trust and faith, as well as those of fellow elders, and I'm inspired by the trust and the faith that you model, Pope Francis. Even so, we young people live in a world that feels unstable, uncertain, and full of challenges. What would you, speaking as a grandfather, say to young people who long to trust that their dreams and their deepest desires will unfold as they hope? Thank you, Holy Father. Che cosa direbbe lei da nonno a giovani che vogliono avere fiducia nella vita, che desiderano costruirsi un futuro all'altezza dei loro sogni? Questa è la domanda, no? Un bel lavoro hai fatto tu in queste interviste, È una bella esperienza che non dimenticherai mai. Mai, una bella esperienza. Io ti prendo l'ultima parola, no? All'altezza dei loro sogni, no? Sogni, l'ultima parola. E la risposta è: incomincia a sognare. Sogna tutto. Mi viene in mente quella bella canzone. Sognare di blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Sognare così, sfacciatamente, senza vergogna. Sognare. Sognare è la parola. E difendere i sogni come si difendono i figli. Questo è difficile da capire, ma è facile da sentire. Quando tu hai un sogno, una cosa che non sai come dirla, ma la custodisci e la difendi, perché l'abitudine quotidiana non te la tolga. Aprirsi a orizzonti che sono contro le chiusure. Le chiusure non conoscono gli orizzonti. I sogni sì. Sognare e prendere i sogni dagli anziani, portare gli anziani e i loro sogni, portare addosso questi anziani, i loro sogni. Non ascoltarli, registrarli e andiamo a divertirsi, no.
portarle addosso. Il sogno di una, che noi riceviamo da un anziano è un peso. Costa portarli avanti, è una responsabilità. Dobbiamo portarli avanti. C'è un'icona che viene dalla abbazia di Bosse, che si chiama la Santa Comunione, e cioè un monaco giovane che porta avanti un anziano, porta avanti i sogni di un anziano. E non è facile, guarda che fa fatica, no? In questo. Ma in questa immaginetta tanto bella si vede un giovane che è stato capace di prendere su di sé i sogni degli anziani e li porta avanti per farli fruttificare. Questo forse sarà di ispirazione. Tu non puoi portarti tutti gli anziani addosso, ma sì i loro sogni. E questi portali avanti, portali, che ti farà bene, fa bene. Non sentirli, scriverli, no. Prenderli e portarli avanti. E questo ti cambia il cuore. E questo ti fa crescere, questo ti fa maturare. È la maturazione proprio di un anziano. Loro nei sogni ti diranno anche cosa hanno fatto nella vita. Ti racconteranno gli sbagli, i fallimenti, i successi. Ti diranno questo. Prendi quello. Prendi tutta quell'esperienza di vita. E tu vai avanti. Questo è il punto di partenza, il posto di partenza. No? Cosa direbbe lei ai giovani che voglia avere fiducia nella vita? Prende su di te i sogni degli anziani e portali avanti. E questo ti farà maturare. Grazie. Grazie. La prossima domanda viene dall'Italia, dalla signora Fiorella Baccherini, che è una moglie, una mamma, una nonna, nonché insegnante di italiano per i migranti e rifugiati a Firenze. Sì. Fiorella. Sì, scusa. Mi riesce a aprire. Ecco. Papa Francesco, sono preoccupata. Ho tre figli. Uno è gesuita come lei. Hanno scelto la loro vita e vanno avanti per la loro strada. Ma guardo intorno a me, guardo al mio paese, al mondo. Vedo crescere le divisioni e la violenza. Ad esempio, sono rimasta molto colpita della durezza e della crudeltà di cui siamo stati testimoni nel trattamento dei rifugiati. Non voglio discutere di politica, parlo dell'umanità. Com'è facile far crescere l'odio tra la gente? E mi vengono in mente i momenti e i ricordi di guerra che ho vissuto da bambina. Con quali sentimenti lei sta affrontando questo momento difficile della storia del mondo? Grazie. Mi è piaciuto quello, non parlo di politica, ma parlo di umanità. Quello è saggio. I giovani non hanno l'esperienza delle due guerre. Io ho imparato da mio nonno, che ha fatto la prima nel Piave, ho imparato tante cose.
del racconto di lui. Anche le canzoni un po' ironiche contro il re e la regina, tutto quello, tutto imparato. Ma i dolori della guerra. Poi cosa lascia una guerra? Milioni di morti della grande strage. Poi è venuta la seconda. E questa l'ho conosciuta a Buenos Aires con tanti migranti che sono arrivati, tanti, 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 dopo la Seconda Guerra Mondiale. Italiani, polacchi, tedeschi, tanti, tanti. E sentendo loro, capì, tutti capivamo cos'era una guerra che da noi non si conosceva. Credo che è importante che i giovani conoscano il risultato delle due guerre del secolo scorso. È un tesoro negativo, ma un tesoro per trasmettere, per creare delle coscienze. Un tesoro che inclusive ha fatto crescere l'arte italiano. Il cinema del dopoguerra è una scuola di umanesimo. Che loro conoscano quello è importante, perché non cadano nello stesso errore. Che loro conoscano come cresce un populismo, per esempio, pensiamo al 32-33 di Hitler, quel ragazzo che aveva promesso lo sviluppo della Germania dopo un governo che aveva fallito male, aveva fallito. Che sappiano come incominciano i populismi. Lui ha detto una parola molto brutta ma molto vera, seminare odio. E non si può vivere seminando odio. Noi nella esperienza religiosa della storia della religione pensiamo alla Riforma. Abbiamo seminato odio, ambedue le parti, protestanti e cattolici, tanto. Questo l'ho detto esplicitamente a Lund. E adesso da 50 anni lentamente ci siamo accorti che non era la strada. Stiamo cercando di seminare gesti di amicizia e non di divisione. Seminare odio è facile, e non solo nella scena internazionale, anche nel quartiere. Uno va, sparla di un'altra vicina, di un altro vicino, semina odio. No? E quando si semina odio c'è la divisione, c'è brutto nella vita quotidiana. E seminare odio con i commenti, con le chiacchiere, ma dalla grande guerra scendo alle chiacchiere, ma sono della stessa specie. Semina odio, seminare odio anche con le chiacchiere, nella famiglia, nel quartiere, e uccidere, e uccidere. Uccidere la fama altrui, uccidere la pace e la concordia in famiglia, nel quartiere, nel posto di lavoro, far crescere le gelosie, le competenze, le competitività di cui parlava la prima ragazza. Cosa faccio io? Era la sua domanda quando vedo che il Mediterraneo è un cimitero. Io le dico la verità, soffro, prego
parlo. Noi dobbiamo accettare questa sofferenza. Non dire, ma si soffre dappertutto, ma andiamo avanti. No, questo non va. Oggi c'è la terza guerra mondiale a pezzetti. Un pezzetto qui, uno là, là, là. Ma guardate i posti di conflitti. Mancanza di umanità. Aggressione. Odio, fra culture, fra tribù, anche una deformazione della religione per poter odiare meglio. E questa non è una strada, questa è la strada del suicidio dell'umanità. Seminare odio, preparare la terza guerra mondiale, che sta in corso a pezzetti. E credo non esagerare in questo. Mi viene alla mente, e questo dirlo ai giovani, quella profezia di Einstein. La quarta guerra mondiale sarà fatta con le pietre e i bastoni. Perché la terza distruirà tutto. Seminare odio e far crescere l'odio, creare violenza e divisione, è un cammino di distruzione, di suicidio, di altre distruzioni. Questo si può coprire per la libertà, si può coprire con tanti motivi. Quel ragazzo del secolo scorso, degli anni 32, lo copriva con la purezza della razza. E qui i migranti, no? Accogliere il migrante è un mandato biblico, perché tu stesso sei stato migrante in Egitto. Poi pensiamo, l'Europa è stata fatta dai migranti, tante correnti migratorie nei secoli hanno fatto l'Europa di oggi. Le culture si sono mischiate. Poi l'Europa ha coscienza che nei momenti brutti altri paesi dell'America, per esempio sia l'America del Nord, alcuni dell'America del Sud, hanno ricevuto i propri migranti europei dei paesi, e sa cosa significa questo, no? Noi dobbiamo riprendere, prima di dire un giudizio sul problema delle migrazioni, e riprendere la nostra storia europea. Io sono figlio di un migrante che è andato in Argentina, e tanti. E nell'America tanti che hanno il cognome italiano, migranti, ricevuti col cuore e la porta aperta. Ma la chiusura è l'inizio del suicidio. È vero che si devono accogliere i migranti, si devono accompagnare, ma soprattutto si devono integrare. Se noi accogliamo così, non facciamo un bel servizio. C'è il lavoro dell'integrazione. Dell'integrazione. La Svezia è stata un esempio da più di 40 anni in questo, no? Io l'ho vissuto da vicino, quanti argentini e uruguaiani nel tempo delle dittature militari nostre sono stati rifugiati in Svezia e subito erano integrati, subito, scuola, lavoro, integrati nella società. E quando l'anno scorso sono stato a Lund,
mi ha ricevuto all'aeroporto il primo ministro e poi, come non poteva venire lui a congedarsi, ha inviato una ministro, credo che la ministro della cultura. E nella Svezia, che sono tutti biondi, questa era un po' bruna. Ma una ministra della cultura così, ma... Poi ho saputo che era figlia di una svedese e di un migrante dell'Africa, così integrata che è diventata essere ministra del paese. Così si integrano le cose. Invece la tragedia che tutti ricordiamo di Zaventem non era stata fatta da stranieri, l'hanno fatto giovani belgi. Ma giovani belgi che erano ghettizzati in un quartiere. Sì, sono stati ricevuti, ma non integrati. E questa non è la strada. Un governo deve avere, questi sono i criteri, no? Il cuore aperto per ricevere, le strutture buone per fare la strada di integrazione e anche la prudenza di dire fino a questo punto posso, poi non posso. E per questo è importante che tutta l'Europa si metta d'accordo su questo problema. Dal contrario, il peso più forte lo porta l'Italia, la Grecia, la Spagna, Cipro un po', ma questi 3-4 paesi, no? È importante. Ma per favore, non seminare odio. E oggi io chiederei per favore a tutti guardare il nuovo cimitero europeo. Si chiama Mediterraneo, si chiama Egeo. Questo è quello che mi viene a dirle a lei. E grazie di fare questa domanda, non per politica, sino per umanità. Grazie. Grazie, Santo Padre. La prossima domanda viene dalla Colombia, da una giovane donna che si chiama Jennifer Tatiana Valencia Morales e lei lavora per Unbound e quindi viaggia nei villaggi della montagna della Colombia per aiutare anziani e giovani e si sposta con la motocicletta. Ecco a lei, Jennifer. Papa Francisco, al reunir historias para este libro, las vidas de los mayores me dejaron una fuerte impresión. Estoy segura de que a lo largo de su vida ha escuchado muchas historias. ¿Qué fue lo que le inspiró a aceptar este proyecto y a escuchar las historias de los abuelitos que aparecen en el libro? Muchas de las historias son de personas mayores que viven en pobreza, personas que a los ojos del mundo, de la sociedad, no son relevantes. Nadie se molesta en escucharlos. ¿Siente que las historias le han tocado el corazón? ¿Le han cambiado? ¿Le gusta escuchar historias de la vida de las personas? ¿Le ayuda en su vocación como papa? Gracias. L'ultima domanda, no? Le piace ascoltare le storie di vita, le aiuta nel suo mestiere da papa? Sì, anche mi piace. Quando sono nelle udienze, mercoledì comincio a salutare la gente, mi fermo dove ci sono i bambini e gli anziani. E ho tante esperienze di ascoltare gli anziani. Vi dirò una soltanto che tocca alla famiglia. C'era una coppia che faceva il 60° di matrimonio, ma erano giovani, perché in quel tempo si sposavano giovani, no? Oggi per sposare un figlio la mamma deve lasciare di stirare le camicie, perché dal contrario non se ne va da casa, no? Ma in quel tempo si sposavano giovani.
Mi hanno detto, e io ho detto, le ho fatto la domanda, e valeva la pena questa strada? E loro che mi guardavano, si hanno guardato fra di loro. E poi sono tornati a guardarmi e avevano gli occhi bagnati lì. La risposta è: siamo innamorati. Io mai pensavo una risposta così moderna da una coppia che faceva 60 anni di matrimonio, no? Sempre tu incontri cose nuove, no? Che ti aiutano ad andare avanti, no? Poi un'altra cosa, io ho avuto esperienza di dialogo con gli anziani per caso, da ragazzo, no? E mi piaceva sentirli. Una vicina che era amante dell'opera, e io da adolescente, da 16-17 anni, l'accompagnavo all'opera, sì, nel Pollaio, dove era più barato, no? Meno costoso, no? Lì, ma poi le due nonne, io parlavo tanto con loro, era curioso della vita loro, no? E mi colpivano, no? Una cosa che ricordo tanto degli anziani è una signora che veniva a casa a aiutare mamma a lavare, no? Era una siciliana migrante che aveva due figli, aveva fatto la guerra, la seconda guerra, e poi se n'è andata con i figli. E lei raccontava storie di guerra, no? Ho imparato tanto del dolore di questa gente, cosa significa lasciare il paese. A tal punto che questa donna io la ho accompagnata fino alla morte, a 90 anni. E una volta che è stato un distacco, che per un atto mio di egoismo l'ho perso di vista, ho sofferto tanto per non trovarla, no? Ma è stata un'esperienza con gli anziani, non mi spaventavano. Andavo sempre con i giovani, ma... E con questa esperienza ho capito la capacità di sognare che hanno gli anziani, perché sempre c'era un consiglio: ma tu vai così, tu fai questo, io ti racconto questo, ma non dimenticare di questo. Un consiglio non imperativo, ma aperto, no? E con tenerezza, no? E questi consigli mi davano un po' il senso della storia e della appartenenza. La nostra propria identità non è la carta d'identità che noi abbiamo. La nostra propria identità ha delle radici. E sentendo gli anziani, noi troviamo le nostre radici, come l'albero, no? Che ha le proprie radici per crescere, fiorire, dare frutto. Se tu tagli le radici dell'albero, non crescerà, non darà dei frutti, morirà forse. C'è un poema, l'ho detto tante volte, poema argentino, di uno dei grandi nostri poeti, Bernardes, che dice: quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Ma non è andare alle radici per chiudersi lì, come un conservatore chiuso, no. E fare, e questo l'ho sentito in aula, uno di questi vescovi saggi lo ha detto, e fare come il tartufo, è costoso il tartufo, e fare come il tartufo, nasce vicino alla radice, prende tutto e poi
Guarda che gioiello il tartufo. E come fa a dolere le tasche per averne uno? Prendere il succo delle radici, le storie, e questo ti danno appartenenza a un popolo. E poi questa appartenenza è quello che ti dà l'identità. Se tu mi dici, ma perché oggi ci sono tanti giovani liquidi, in questa liquidità culturale che è alla moda, che, ma tu non sai se sono liquidi o gassosi, no? Ma non è colpa loro, è colpa di questo staccarsi delle radici, della storia, ma non per essere come loro, ma per prendere il succo come il tartufo e crescere e andare avanti con la storia. Identità, appartenenza a un popolo. E un'altra esperienza che ho avuto già come prete, come vescovo, è quello che fanno i giovani quando vanno a fare visita a una casa del riposo, no? A Buenos Aires, un'esperienza piccola, ma andiamo lì, ma noioso, con i vecchi, no? Questa è la prima parola. Poi vanno con la chitarra, incominciano, gli anziani incominciano a svelarsi, e sono i giovani che non vogliono uscire. Continuano a suonare, perché si dà questa connessione. E poi la figura biblica, no? Quando Maria e Giuseppe portano il bambino al Tempio, sono due anziani a riceverli. Quel saggio che ha sognato tutta la vita di trovare, di vedere il liberatore, il salvatore. E canta quella liturgia, inventa una liturgia di lode a Dio. E quell'anziana che era nel Tempio anche con la stessa speranza, e fa la chiacchierona e va dappertutto a dire, ma questo e questo, questo, sa trasmettere, fa trasmettere quello che ha scoperto nell'incontro con Gesù. Quell'immagine dei due vecchi, dice la Bibbia, 4 volte che sono spinti dallo Spirito, e i giovani, Maria e Giuseppe con Gesù, che dice la legge, 2 volte che vanno per compiere la legge, è un'immagine molto bella del dialogo e della ricchezza che si dà in questo, che è ricchezza di appartenenza e di identità. Non so se ci ho risposto. Bene, Santo Padre, l'ultima domanda viene dagli Stati Uniti, dal signor Martin Scorsese, noto regista, produttore, sceneggiatore. Il suo film più recente è Silence, che è la storia di un gesuita missionario in Giappone. Ecco, signor Scorsese. Grazie. Holy Father, I've been making movies for a long time now. But I grew up in a working class neighborhood in downtown New York. There was a church there, St. Patrick's Old Cathedral, and it's still there. It's the first Catholic cathedral in New York. And I spent a lot of time in that church. But outside the church, things were very different. There was poverty and violence. When I was a child, I realized that the suffering that I was witnessing wasn't on television or in movies. It was right in front of me. It was real. I experienced that there was a truth in the street, and that there was a truth presented to us in the church, and that they weren't or didn't seem to be the same. And it was very, very, very difficult to put the two of them together. To reconcile the two worlds. Jesus' love seemed, you know, something that was completely apart or like foreign, alien, often to what I was seeing on the street.
true. I was fortunate to have good, loving parents and an extraordinary young priest who became kind of a mentor for myself and others during those formative years. However, you know, even today, when we look around in the newspapers and television, it seems that the world is marked by evil. We also see the painful human failings of the institution of the church itself. Now, how can we, elderly people, strengthen and guide the young in what they've got to go through yet in life? How, Holy Father, can the faith of a young woman or man survive in this maelstrom? How can we help the church in this endeavor? Come, in che modo la fede di una giovane donna o di un giovane uomo può sopravvivere a questo uragano? Come possiamo aiutare la Chiesa in questo sforzo? È la domanda. È un uragano davvero, no? Anche da bambini è apparso un fenomeno che sempre c'è stato, ma non così forte, no? Il bullying, no? Oggi si vede più chiara la crudeltà che può essere un bambino. Il problema della crudeltà, come si agisce con la crudeltà? Crudeltà dappertutto. Crudeltà fredda nei calcoli per rovinare l'altro. È una delle forme di crudeltà che mi tocca a me in questo mondo dei diritti umani è la tortura. In questo mondo la tortura è il pane nostro di ogni giorno. E sembra normale. E nessuno parla. E la tortura è la distruzione della dignità umana. Una volta consigliavo una genitori giovani e ho parlato di come correggere i bambini e punire. E dalle volte bisogna la filosofia pratica dello schiaffo, no? Uno schiaffetto, no? Ma mai in faccia, mai, perché questo toglie la dignità. Voi sapete dove darlo, ho detto ai genitori, eh? Ma mai in faccia. E la tortura è come uno schiaffo in faccia. E giocare con la dignità delle persone. La violenza per sopravvivere, la violenza in certi quartieri che se tu non rovi non mangi. E questo è parte della nostra cultura che noi non possiamo rinnegare questa cultura, perché la verità dobbiamo accettarla. Ma lascio la domanda: come agire con la crudeltà, quella grande crudeltà, ho parlato della tortura, e la piccola crudeltà che è da noi. Come insegnare, come trasmettere ai giovani che la crudeltà è una strada sbagliata, una strada che uccide non solo la persona, anche l'umanità, il senso di appartenenza, la comunità. E qui c'è una parola che
dobbiamo dire la saggezza del piangere, il dono del piangere. Davanti a queste violenze, a queste crudeltà, a questa distruzione della dignità umana, il pianto è umano e cristiano e chiede la grazia delle lacrime. Perché il pianto ammorbidisce il cuore, apre il cuore, è fonte di ispirazione. Piangere. Gesù nei momenti più sentiti della sua vita ha pianto. Nel momento che lui ha visto il fallimento del suo popolo, pianse su Gerusalemme. Piangere. Non avete paura di piangere su queste cose. Siamo umani. Poi condividere l'esperienza e torno a parlare del dialetto e l'empatia. Condividere l'esperienza con empatia con i giovani. Non si può avere una conversazione con un giovane senza empatia. Dove trovo questa empatia? Non condannare i giovani. Come i giovani non devono condannare gli anziani, ma avere l'empatia umana. Io me ne vado perché sono vecchio, ma tu rimarrai. E questa è l'empatia della trasmissione dei valori. E poi la vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. La non violenza, la mitezza, la tenerezza, queste virtù umane che sembrano piccole, ma sono capaci di trascurare i conflitti più difficili, più brutti, no? Vicinanza. Come lei forse da bambino si è avvicinato a questa gente che con tanta sofferenza, e forse da lì ha incominciato a prendere la saggezza che oggi ci fa vedere nelle sue film, no? Vicinanza con coloro che soffrono, non avere paura, vicinanza con i problemi e vicinanza fra giovani e anziani. Sono poche cose, mitezza, tenerezza, vicinanza, e così si trasmette un'esperienza e si fa maturare i giovani, noi stessi e l'umanità. Ringrazio tutte queste domande e questa riflessione vostra che mi ha fatto parlare un po' troppo, no? Grazie per il vostro lavoro, grazie a voi giovani sinodali e grazie a voi anziani. Vi chiedo di pregare per me. Grazie. Noi ringraziamo il Santo Padre, adesso vi chiedo di rimanere seduti mentre i partecipanti che hanno fatto delle domande andranno dal Santo Padre a ricevere il loro libro, e noi avremo un accompagnamento musicale. Forse Santo Padre possiamo chiedere a lei una benedizione per tutti noi prima di congedarsi.
Signore benedica tutti noi, benedica il nostro cammino di incontro fra giovani e anziano, benedica la nostra identità e la nostra appartenenza a un popolo, benedica i nostri cuori, le nostre buone intenzioni, le nostre gioie e i nostri pianti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. You can get a copy of the book as you walk out on your left-hand side. Please do that.